41. Bar questo qua, questo qua fa il cappuccino come al bar. Mamma, mi fai l'ultimo giorno che ero a scuola e l'avevo avuto di mattina con sua mamma. Ma come hai fatto a fare il latte montato? Con questa, lo fa anche questa. Ma tu l'hai già finito, hai già fatto un caso del terra lì. Anche te. Ciao a tutti, buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, oggi è mercoledì 30, sì, e noi siamo a casa. Oggi non faremo niente, c'è tempo che non è bellissimo, diciamo, è un pochettino nuvoloso, meglio, perché ieri c'era un caldo tremendo e quindi ce ne staremo a casa. Allora, avevo intenzione di fare una cheesecake, perché avevo già preso gli ingredienti settimana scorsa, se vi ricordate. Poi non l'ho più fatta. E adesso ho la panna che mi sta per scadere, quindi questa mattina andremo a fare una cheesecake. E vi farò vedere i passaggi. Cheesecake alla Nutella, perché volevo farla con i frutti di bosco, ma mio fratello non piace, quindi non l'avrebbe mangiata. La faccio alla Nutella, che non è che ci dispiaccia, ecco. Allora, volevo farvi vedere le cosine che ho comprato ieri da Maison du Monde, perché il 3, mi sembra, sì, lunedì, dovrebbero cominciare i saldi. Però, come sapete, ci sono dei negozi che fanno già le prevendite, se hai la tessera, fanno i presaldi, ecco, si chiamano presaldi. Infatti mi hanno chiesto se avevo la tessera, altrimenti non avrei potuto usufruire del saldo. E ho preso pochissime cose, sono entrata più che altro per sfizio, ma ho trovato queste così, non sapevo ci fossero i saldi. Allora, ho trovato queste qui che sono andata già a lavarle, guardate che belle coppette da gelato, costavano 1,99 euro, l'ho pagate al metà prezzo, 99 centesimi l'una, sono di plastica, però è una plastica rigida, ovviamente vanno lavate a mano, non in lavastoviglie, e ho preso 3 di queste a 2,90 euro. Quindi ci sta, non ce n'erano 4, altrimenti avrei fatto il set a 4. Però ho pensato che invece di usarle per il gelato, magari le uso per l'aperitivo. Quindi le metto con le noccioline, le patatine,
sono carine, 99 centesimi, qua non ho roba da aperitivi ancora, questa roba qua, quindi. Poi ho comprato queste lucine, che poi vi farò vedere, non so se andranno in camera dei bambini, in camera mia o sopra la televisione. Hanno semplicemente, vedete, la scatolina per le pile e poi si accendono. Adesso dopo ve le faccio vedere perché non ho neanche io l'ho provate. A metà prezzo anche queste qua, le ho pagate 2,99 €. E poi ho preso, poi ho preso una borraccina all'Alessandra. Questa qua che ora l'ho lavata così, la utilizza. In realtà l'ha già usata ieri, e appena presa. Però l'ho messa qua che ora la lavo, guardate che carina. E di plastica senza BPA, tutte quelle cose lì, così è più spronata a bere, perché non beve niente ragazzi con questo caldo, visto che anche quella lì era al 50%, costava 4,99 €, l'ho pagata 2,50 €, gliel'ho presa e basta ragazzi. Adesso andiamo a fare la cheesecake, ci vediamo dopo. Allora, come ingredienti abbiamo 200 g di Digestive, poi utilizzeremo 10 g di gelatina in fogli, 250 g di mascarpone, 250 g di yogurt bianco senza nessun aroma, o nel mio caso, nel vostro caso se volete farla Nutella e cocco potete farla con lo yogurt al cocco, poi 250 g di panna da montare, 80 g di burro e un goccio di latte per sciogliere la... i fogli di gelatina, gelatina in fogli. Adesso andiamo a farli, andiamo a sbriciolare per prima cosa i Digestive. Каждый день идем и чего-то ждем, ясным теплым днем или под дождем, есть много слов пустых, а что слышишь ты? Вперед мечта меня ведет, иду не просто так, и мне не нужен знак, слышу вновь и вновь, правит всем любовь. Если хочешь ты, thank you.
guardate che godurioso! Adesso lo rimettiamo un po' in frigo. Sono andata a mettere la granella di... Vabbè, questi quei biscotti l'avete visti oggi. Ora che è fredda, sono andata a mettere la granella di frutta secca e poi ho fatto sciogliere un pochettino nel microonde la Nutella, che poi non è Nutella, è quella della Lidl, e ce l'ho messa sopra. Eccola qua, bellissima. Adesso è bella dura e stasera l'andremo a sfornare. A sformare, scusate. Ah sì, questa è la qua. Beh, Carlotta, la puoi tagliare così faccio vedere la fetta. Sei brava a tagliare. C'ho l'ansia della prestazione, avvicinami il piatto, veloce. Che roba. Se cade vuol dire che non l'ho fatta bene. Carta forno, carta forno. Forno è un po' più caldo perché, capito, adesso vai, l'ho fatto. Che roba, hai visto? Yeah. E basta. Pensa a te. Lei ce l'aveva due perché ha indovinato anche su Instagram. Il bello che quando noi l'avremo finita te dovrei ancora assaggiarla. Allora, ragazzi, allora oggi è il giorno dopo, è giovedì, 1° di luglio. Ieri sera poi, come avete visto, abbiamo mangiato la torta da mio fratello, abbiamo guardato Temptation Island e non abbiamo fatto niente di che, quindi non ho più ripreso niente. E nulla, oggi sono andata a fare un po' di compere, infatti adesso inizierò un altro vlog, così mi porto avanti e riesco a stare dietro la programmazione, sto cercando di organizzarmi. Sono andata a comprare un bel po' di cosine e sono passata anche da Maison du Monde, che vi avevo detto che c'era la roba in sconto della Romina, ora poi la vedrete nel vlog di martedì. E basta, adesso io vado, così faccio il vlog, vi faccio vedere tutto quello che ho preso per il vlog di martedì e poi inizio a... scusate i cani, ma ci sono i bambini che giocano e i cagnoloni abbaiano. E cosa stavo dicendo? Ah, e poi mi metto a pulire, poi mi faccio una doccia perché per le 6:30, 7 arriverà mio marito. Arriverà mio marito che sta con noi venerdì, sabato e domenica questo weekend. E basta, quindi sono tanto contenta, nulla, niente, io vi saluto, vi ringrazio come sempre per essere stati con noi e non vi dimenticate, se vi fa piacere, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video, se vi fa piacere potete trovarmi anche su Instagram con il nome e il mondo di Claire _ YouTube. Nulla, vado che è arrivato anche mio fratello, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!